Squadra mobile e carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ragusa hanno arrestato Giosuè Bilardo, 31 anni, originario di Caltagirone per resistenza a minacce e lesione a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato con un incidente stradale nei pressi di Corso Vittorio Veneto. In collisione l'auto di Bilardo con quella di una donna. Sul posto si sono portati polizi e carabinieri e, alla richiesta di documenti da parte dei tutori dell'ordine, l'uomo ha cominciato a insultarli e minacciarli, cosa che aveva fatto anche prima nei confronti della donna impedendo poi gli stessi di poter operare. All'ennesima richiesta di fornire documenti è andata a vuoto, Bilardo si è scagliato contro un poliziotto cercando di colpirlo, ma il pronto intervento dei colleghi ha vanificato l'aggressione. In pochi istanti i tutori dell'ordine hanno così bloccato l'uomo, assicurandolo all'interno dell'auto di servizio dei carabinieri, che lo hanno poi condotto al comando. L'uomo è stato inoltre sottoposto all'etilometro al fine di verificare se avesse guidato in stato di ebbrezza, sospetti confermati in quanto il tasso alcolemico aveva quasi raggiunto il livello massimo. In definitiva, mezzo sequestrato, patente ritirata, è soggetto che dovrà rispondere anche di quest'ultimo reato. Al momento gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.